che con calma, bravo. No, no, papà fa il video, faccio qualche foto. Che te serve? Ma la vinno. Ho sentito l'applauso. State bene? Ah, ci stanno pure quelli di là. Ma poi mi hanno dato la sedia. Andate a casa, andate a piano la sedia. Mi hanno detto fai, poi fanno fino alle 4-5 di mattina. Lo spettacolo mio è tutto così, Non ci credi? Una volta mi hanno pure menato. Mi sa che stasera ci andiamo vicini. Guarda la signora che è contenta e mi vuole menare. E vieni qua, andiamo a menare subito, almeno non perdiamo tempo. Che spettacolo! Dov'è che stiamo qua? A Tor? Sapienza, lo sai allora? Siete qua te? Tu sei di qua? Sì. Tu sei di qua? La signora non lo sa che c'è il comico. Buonasera. Quanti sono venuti perché c'è stava Claudio Sciara? Quanti sono venuti? Ma che mi avete chiamato a favo? Ho prestato 5.000 euro a un'amica mia alla chirurgia plastica. Non so più che cazzo è. Dice che la prima volta non si scorda mai. E chissà, scorda, gli ho lasciato 3 piotte. E non è che stavo tanto lontano da qua, sa? Ah, signora, è capita dopo. Oh, se ne spiegano, Se ne spiegano. Ah, questi si sono persi. Dove vanno questi? Annaggia. Io vengo da una famiglia un po' particolare. Ma questa non l'hanno preso. Sta peggio di me questa. Ma signore, dove va più la roba? Così ci andiamo pure noi. Certo, no, ci andiamo tutti qua. Guarda là i tossici che ci stanno. Annaggia, tutto a me mi mettono. Io vengo da una famiglia un po' particolare. Pure lei, si vede signora, si vede. Si vede da tutte e due le parti. Pensa, mia madre, con mia madre l'altro giorno siamo andati da Euronix. Abbiamo comprato il secondo frigorifero. Che non sapevo più dove cavolo mettere le calamite. Invece c'è sta mio padre. Mio padre è andato in pensione, mo sta tutte le mattine a casa e sta tutte le mattine sul divano e mia madre tutte le mattine lo manda a comprare pane. 12 rosette, sì, ma una alla volta. No, bello che loro se la spiegano, no? La signora me la spiega a me, capito? Cazzo, io scrivo, signor. Masca, ma spiega a me, così sono leva. Lo sapevo, avevano detto che c'era roba buona a queste parti. Guarda quello come ride. La signora mi ripia pure col telefono. Ma ci stanotte alle 2 di notte, dice rivediamo Claudio Sciara. Mamma mia. C'è mia madre, mio padre, poi c'è mio fratello. Mio fratello è macella, mio fratello è il contrario di me. Cioè, lo vedi? In giro con la giacca, la cravattella, tutta la caruccia. L'altro giorno è arrivato a casa, mi guarda e mi fa, mi sono comprata la Toyota nuova. Pensa, c'ha pure i sensori di parcheggio.
Mi ammazzo, se sono accartipurato io adesso sei il coglione a parcheggiare. Qua c'era applauso di solito. La signora è peggio di mia madre, quando mi vede, oh, bravo, bravo. Bella, dopo deve andare a dare un bacio. Io pure. Oh, che forza. Certe volte sono più comici il pubblico che io, capito? Mi dà un po' un imbarazzo perché, capito? Poi c'è pure il cagnolino. Pensa, mi sono fatto il cane intelligente. Pensa, gli tira il bastone e lui mi convince a andare alla PA. È talmente intelligente il cane mio che io faccio tutto quello che fa lui. Lui magna e io magno. Lui beve e io bevo. Lui si lecca le palle e io rosico. Allora, da quando faccio questo lavoro vado di notte a fare benzina perché c'è meno gente. Questo che sta a cercare il bagno? Dove stanno i bagni, vuoi sapere? Diccelo, diccelo. Che sta a cercare tua moglie? L'hai trovata? Guarda. Ah, già ci sei andata al bagno, sei tornata. Ancora sei partita, alle 5. Se lui beve, io bevo. Da quando faccio questo lavoro, insomma, certe cose le faccio di sera che c'è meno fila, tipo a benzina. L'altro giorno sono arrivato al benzinaio sotto casa mia alle 2 di notte, mi sono trovato un nigeriano alto 2 metri. Questo mi fa gabbo, che famo pieno. Io quale pieno, dico mettisti 5 euro. Mi raccomando, quando ha finito sgrulla bene. Questo mi fa gabbo, che vuol di sgrulla? Come non lo sai che vuol di sgrulla? Dice no. Dice scusa, quando fai la pipì che fai alla fine? Non sgrulli. Dice no, io schiaccio. Scusate che rido, io sto a spiegare pure lei. No, vabbè, i ragazzi non se ne spiegano, beh, è tremenda la cosa. C'avete internet voi, Facebook, ma arriva nelle pubblicità, no? Ma arriva la pubblicità su Facebook l'altro giorno, la crema che fa ingrandire il pene. Ho detto, capirà, già c'ho il telefono, le chiavi, le sigarette. Lo cazzo lo metto. Oh, scusate che rido pure io, che io so pure quella dopo, allora. E poi c'è un altro sotto casa mia, sempre al semaforo. Questo è uno al benzinaio e uno al semaforo. Al semaforo c'è uno che te pulisce il vetro dalla macchina per forza. Gli dico, guarda, non me lo pulire il vetro. Ho pulito la macchina 10 minuti fa, è pulito. Per forza, me tutte le mattine me lavo il vetro. L'altra mattina ho fatto uno scherzo. Ho fatto cagà un piccione da dentro al vetro, ho fatto un pazzino. Allora, mi presento per chi non mi conosce. C'è qualcuno che mi conosceva, sì? Quanti mi conoscevano? Guarda i drogati, oh. Quanti non mi conoscevano? Quanti non mi vanno più vedere? Ci mostro. C'è una zanzara. Cioè, mi dicono sempre, dicevo, oh, vieni a giocare a padel, vieni a giocare a padel. Dico, che padel? Io gioco tutta la notte con quella cazzo di racchetta, le zanzare. Pure a padel mi fa giocare. Vabbè, comunque mi presento per chi non mi conoscesse. Mi chiamo Claudio Sciara. Buonasera signora. Oh, inizia a prepararla che dopo se la fumiamo insieme. Mi chiamo Claudio Sciara e io provengo dai navi da crociera. Facevo piano bar e animazione sulle navi da crociera con questo entusiasmo. Coschettino. Poi è iniziata pure la crisi e mi hanno trasferito sui traghetti. I traghetti quelli che fanno la spola Civitavecchia Palermo, Civitavecchia Orbia, Civitavecchia Barcellona, Civitavecchia Civitavecchia. Sì, ogni tanto
Ogni tanto partiamo proprio, raga. E su questi traghetti io stavo per 6 mesi e poi dopo 6 mesi mi aspettavano 20 giorni di ferie e io potevo tornare a casa. Solo che io a casa non ce l'ho. Allora tornavo a casa da mio padre e da mia madre, che erano contenti. Infatti mia madre, come tornava a casa, mi diceva sempre la stessa cosa. Sempre diceva: è finita la vacanza, è finita la crociera, quando è che va a lavorare? Grazie. Invece mio padre tutti i santi giorni mi dice sempre la stessa cosa: te nella vita non mi hai dato mai una soddisfazione. Sai io che gli dico? Ma prima di nascermi una te l'ho data, Su questi traghetti stavo lì, poi tornavo a casa sti 20 giorni, solo che a casa mia inizia a essere pesante, perché capito, i genitori sono anziani, ma la cosa principale è che loro hanno la mentalità quella di una volta, quella che non si butta niente, capirai? Io ho mia madre genovese e mio padre marchigiano, a posto, non si butta niente a casa mia, si ripara tutto, c'è ancora la bombola del gas, c'è la camera da letto di Mogano, di mio padre, e poi c'è il televisore in bianco e nero, noi, quello con i tassi ancora. Io ho detto a papà: basta, oh, basta con sto televisore, mo fanno questi televisori nuovi, sono talmente belli che sembra proprio che stai lì. Mio padre mi guarda e mi fa: ma io voglio stare qui lì, ce voglio andare. Poi mi dico quando c'è stata pure mia nonna tutte le volte mi vede sempre le stesse cose: t'avevo detto io di mangiare di meno, t'avevo detto io di studiare così di trovare il lavoro serio, t'avevo detto io di non lavarti i capelli con lo shampoo del discount. Io a mia nonna gli ho detto solo una cosa: che chi se fa affari su a Roma campa 100 anni. È morta a 70. T'avevo detto io, no? Scusate che con la luce le zanzare che mi... Poi qua andiamo avanti con l'età, io non so quante l'età vostra, ma insomma vedo tutta gente più vecchia di me. Sta scherzando. Oh, parla proprio lei poi. Scherzo. E niente, io insomma all'età mia le problematiche dei quarantenni e dei cinquantenni sono sempre due: il lavoro e la salute, no? Perché poi il lavoro, c'è chi c'ha il lavoro fisso, io non so manco che è il lavoro fisso. Aspetta, per girare l'altra parte. Perché quando ne capiscono per girare l'altra parte. E poi la salute, insomma. Qualcuno di noi c'ha insomma, che cazzo fa? Ditela solo questa. Signora bella. È bello portarsi la gente così, quando non dici niente e lei ride da sola. 1.000 euro, perché fa? Oh? Per ride ti hanno dato 1.000 euro, se lo sapevo, ti steccavamo. Scherzo. Abbiamo capito tutto che avevi comprato la roba buona quella. Insomma. Ognuno di noi ha qualche problemino di salute, chi più chi meno, no? Io un giorno mi sento poco bene, esco di casa la mattina, a un certo punto sento un doloretto così, stavo andando alla stazione, dico: aspetta un attimo, fammi tornare a casa un attimo, vado al bagno, vado a fare la cacca, se può dire la cacca, te la fa la cacca. Vabbè, comunque vado a fare quella cosa lì, all'improvviso mi sento un dolore là dietro allucinante, no? Che allora ho detto: mo che è sto dolore? Allora mi sono preoccupato, sono andato subito dal medico di famiglia, no? Dal dottore, dico: dottore, dico, guardi, dico, c'è un problema, dico, e quando vado a fare la cacca sento un dolore là dietro, dico, allucinante. Dice: guarda, Sciara, dice, di solito quelle sono emorroidi. Senti la signora. Quelle sono emorroidi. Dice: però qui devi andare a fare una visita dal proctologo. Da chi? Vedi la signora come sa bene, dal proctologo. Dico: che vuol dire proctologo, dottore? Dice: che vuol dire proctologo? Il proctologo deriva dal greco logos più proto. Logos è specialista, e proto è bucio del cuore. Bel cuore che c'ho. Hai visto? Mi ha rispettato, eh? Ci state voi? No, ho detto, eh?
mi mettono proprio davanti, capito? Che se ti viene in mente la parola accetta, niente. La fatica, capito? O i boh. Per dindirindina. A cipicchia. Fate un applauso solo perché non ho detto la parolaccia, eh? Insomma, mi dice sto dottore, dice guarda, tu c'hai sto problema, stai a Ciampino, guarda c'è sta un dottor bravo qui a Tor Vergata, si chiama dottor Taprobene, vai da lui. Sì, te ci ridi, io non ci ho dormito un mese senza dormire solo per pensiero che dove andavo da sto dottore si chiamava Taprobene. C'è qualcuno che voi ha fatto la visita al proctologo? Oh, alla faccia della sincerità, un applauso al nostro amico grande, te voglio bene, un bacio, come ti chiami tu? Matteo, no, aspetta. Marco, un applauso a Marco, lo sai perché ti faccio l'applauso? Perché sei il più sincero, perché qua ci stanno un sacco di gente che l'ha fatta. Ma col cavolo che te lo dico che sono andati al proctologo, capito? Comunque ti è piaciuto Marco? A me sì. No, a te no. Se ne potevo pure andare. Bellissimo. Oddio mio, cioè, scusate, di solito devo far ridere io, invece sarà troppo bello. Comunque voi potete immaginare che io ero un po' imbarazzato a fare sta visita, perché insomma la visita al proctologo, potete immaginare, no? Prendo coraggio, un giorno vado a sto dottore, vado lì a Tor Vergata, come entro dentro tutto imbarazzato, chi mi trovo? 8 ragazzi del tirocinio, 4 maschi, 4 femmine e il dottore e l'infermiera, c'avevo il pubblico. Questo mi guarda e mi fa: ah, buongiorno signor Sciara, mi dica che cosa c'ha? Dico: dottore, c'ho un mal dei denti. Dice: no, se seriamente. Dico: dottore, sono venuto da lei, che vuole che c'ha un mal di gola? Scusi, dico, c'ha un problema, la gola quella là dietro mi fa male. Dice: vabbè, dice, allora, dice, guardi, se abbassi i pantaloni con le mutandine, se sdrai qui sul lettino di traverso con le gambe ben al petto. Allora io stavo col giacchetto tutto imbottito da de gennaio, mi inizia a spogliare, questo mi fa: no, non si deve spogliare tutto, se deve solo abbassare i pantaloni con le mutandine, se deve sdraiare qua sul lettino di traverso con le gambe, dico tutto. Dico: sia carmo, scusi l'imbarazzo, ma non è tutti i giorni porta a far vedere il culo a mezza Roma. E così prendo coraggio, ma abbassi i pantaloni, così mi metto su sto lettino di traverso, come mi giro mi trovo questi e siamo tutti così. E io ho detto, dico: scusate, dico, se vi piace il canale girate però. Insomma, questo mi inizia a visitare all'improvviso, dice un sacco di cose a sti ragazzi qua là, dico: ammazza le cose che c'ho là dietro. A un certo punto mi fa: complimenti signor Sciara, complimenti, lei ha delle belle ragadi. E ragadi, mo diceva mia nonna di mangiare meno noccioline. Cioè, ma che le noccioline, queste sono le ragadi anali, di che so? So dei tagliuzzi all'interno dello sfintere. Dico: che ha fatto? Dico io là, cioè, non è che ci faccio cose strane, dico. Cioè no, possono derivare dallo stress, dalle cose dure. Le cose dure che io. No, dico, le feciture vanno a causare queste cose. Vabbè, dico, che devo fare? Dice: si rivesta che adesso gli dico quello che deve fare. Io mi rivesto tutto preoccupato perché pensavo a operazione, no, sai, operazione là dietro, comunque. Cioè, è un punto delicato, capito? Comunque te preoccupi, no? E invece il dottore poi è venuto alla fine e ha detto: ah, Sciara, guarda, non ti preoccupare, prendi questa cremina, la metti la mattina, il pomeriggio e la sera.
E poi la cosa principale, tu devi cambiare la tipologia di cucina. La cucina devo cambiare. Io lo dico a lei, mi pare, mi pare. Quelli manca il televisore vanno cambiare. Figuriamoci se cambiano la cucina. C'è sta Valentino? Valentino, dove stai? Niente. Cioè io sto qua a causa dei ragazzi. Perché c'avevo lo stesso problema. Valentino mi ha telefonato un giorno, mi ha detto, oh, guarda che c'avevo lo stesso problema. Avanti, che te frega, dai, io lo dico a tutti, tanto che te frega, siamo comici, siamo attori, lo devono sapere tutti, questi se fanno forza se lo sanno, perché loro se pensano che c'hanno solo loro emorroidi, invece ce l'hanno tutti, cioè, chi più chi meno, capito? E lui mi ha dato una mano nel periodo che stavo a soffrire, capito? Famo un mese per uno, un mese sto male io e lui mi telefona e mi dice no, devi fare così, così, così. Poi il mese dopo, oh, io sto male, ah, Valentino, devi fare così, così. E così andiamo avanti, i dolori nostri. Allora ci stanno due purci che si incontrano. Dicevo a Gioia, dice come stai? Sta buona, va? Sto tutta raffreddata. Dice, aspetta, c'è la signora che deve essere. No, no, ce lo passi proprio, signora. Dai, chi è? Dai, chi è qua? Chi è? Tu via? Ma santa è bella, oh. Ciao via? Chi è? Tu via? M'ha attaccato! M'ha fatto così col dito che m'ha attaccato! Spettacolo! Ci stanno due pulci che si incontrano, una gli fa quell'altra, dice ciao Giova, dice come stai? Dice sta buona, sto tutta raffreddata. Dice come sta raffreddata? Dice dove sei messa? Dice mi sono messa sotto i baffi del ciclista, sono preso freddo, mi sono tutta raffreddata. Dice ma la prossima volta dammi retta a me, dice sali su per le gambe di una donna, lo trovi in praticello, ti metti là a piazzole, vedi che ti raffreddi. Così dopo una settimana si rincontrano, dice allora Giovanni come stai? Dice sta buona, sto più raffreddata di prima. Dice come? Non mi hai dato retta? Sì, ti ho dato retta, però sono andato lì sulle gambe della donna, sono salita fino a solo, ho trovato il praticello, mi sono messa lì a piar sole, mi sono pure addormentata. La mattina dopo non mi sono ritrovata un'altra volta sui baffi del ciclista. Ma io c'ho avuto questa fantastica idea di mettere quattro bimbi che giocano qua davanti. Ma proprio qua, capito? Belli. Come vi chiamate voi? L'altro giorno mi squilla il telefono all'alba, dico ma mo chi è a quest'ora? Ma non lo sanno che io all'ora di pranzo dormo. Dico pronto? Pronto, a Claudio, sono Sandro. Oh, cosa? Che c'ha da dimmere così importante per svegliarmi a quest'ora? Senti là, volevo andare a Magic Land a far montura al parco giochi. Al parco giochi? Ma tu a 50 anni mi porti al parco giochi di ragazzini? Diceva perché lì ci stanno i giochi pure per adulti, se divertimo. De lunedì ci stanno meno ragazzini, se divertimo. Arriva sa, che te devo dire? Andiamo il lunedì, andiamo a sto parco giochi. Io, ma quanto si paga a sto parco giochi? Dice 36 euro. E te sei impazzita, sa, ma io con 36 euro mi ci compro il divano a Mondo Convenienza. Ma te al parco giochi 36 euro? Sì, te ce ridi. Ma mica è finita là. 36, partimo, 36 euro il biglietto. 20 di benzina, 10 d'autostrada, 5 di parcheggio, mi compravo tutto il salone. Arriviamo là, mi guarda, dice, oh, c'è sta un gioco da paura, c'è sta un gioco che si chiama O-Shock. O-Shock? Ma O-Shock sa come, tutto attaccato? Dice, dai, mi fa credere. E dico no, giusto per sapere, oh. Entriamo dentro, dice, che fa? Ma andiamo subito a O-Shock. Ah, sa, fammi riscalare. Che andiamo subito alle cose pericolose, c'è sta il brucomela là, andiamo prima al brucomela. Sì, te ce dire, un po' capi che è paura al brucomela. Ci sei andato te? Allora, io me la sono fatta sotto, il brucomela mi credo che era una cavolata. E il brucomela fa e conto le cose così, è una cosa tremenda, 200 all'ora.
poi mi chiamava, non puoi capire quando entra dentro il buco, entra dentro la mela, tutto buio. Io ho paura del buio. Poi sto bruco mica andava solo avanti, pure indietro. Quando andava avanti tutti i capelli all'indietro. Quando andava all'indietro tutti i capelli in avanti. Ah, finita, alla fine si sono staccati. Sta cazzata riso. Guarda che siete strani. Insomma, scendo da sto bruco a mela, all'improvviso vedo una fila di 2 chilometri di casa. Ma quella che fila è? Cioè quella è la fila dello shock. Ah, mo ho capito perché è un shock. Ho capito. Guardo in alto di casa, ma quale shock? Ma quelle sono montagne russe, ma non vedi quanto sono alte? Sono più alte di Rocca e Papa, oh. Guarda. Ma guarda quel trenino quanto sta corre, oh. Ma che sei matta, oh. Ma 200 all'ora quel trenino. Ma io mi sono comprata la Dacia, per una Dacia Dacia, devo portarla là sopra. No, no, io ho paura di venire là sopra. Sì, te ce ridi. Insomma, se famo 2 ore e un quarto di fila con tutti i ragazzini che mi passavano a mezzo le gambe, a un certo punto mi arriva il trenino, salgo su sto trenino, mi mettono una sbarretta così di sicurezza che ti fa piangere solo a guardarla. Parte a 200 all'ora, arriva sopra a Rocca de Papa, scende a Fiuggi in 50 secondi. E il cuore in mano, di casa, ma te mi fai infartare qua? Dico, ma che te sei impazzito? Ma io ho 50 anni e proprio dato gli infarti, infatti dopo mi è venuto. Cazzo ridete, oh. Lo so io quello che ho passato. Torniamo là. Respira che mo te faccio prendere un po' d'aria e andiamo a un altro gioco. Ma quell'altro gioco, casa, ma io ho paura. Andiamo a quell'altro, quello si chiama Ermistica. Ermistica, che è sto mistica? Ermistica è la torre quella dei 90 metri che ti portano fino alla sua e poi ti lasciano del botto. Ma mistica, cavoli, sa. C'è stato uno ubriaco, arriva un giorno, arriva da un amico suo, gli fa gioia, sta buono che ieri sono stato a un locale da paura. C'è stata un'orchestra che suonava tutto da paura, bellissimo. Tutte donne che ballavano a salsa merengue, tutte mezze nude. E poi sono andato al bagno, e il bagno, tutti i cessi d'oro. Come i cessi d'oro? Cioè tutti i cessi c'erano d'oro. Io l'ho fatta proprio dentro il cesso d'oro. Allora l'amico dice, ammazza che locale. Dice, andiamoci domani sera. La sera dopo arrivano là, come entra dentro, e amico suo va dal padrone e dice, senti, questi sono di il biglietto, mo andiamo di là, ma dimmi un po' dove stanno i bagni, e questo mi ha fatto una capoccia così che c'hai dei cessi d'oro. Dice, perché? Quali cessi d'oro? Cioè, non c'hai dei cessi d'oro? Cioè, ma aspetta un attimo, va, vada quelli da orchestra. Ah, Giova, guarda che abbiamo trovato quello che t'ha cagato dentro il trombone. Piaciuta questa? Due carabinieri, dice, marcia, dice, mi sono comprato un gommone. Che cazzo ci devi cancellare? Dice, marcia, dice, che vuol dire por qua? Perché? Così. Ma te la ripeto perché ho sbagliato. Marcia, che vuol dire por qua in francese? Perché? Così. Vabbè, poi te preoccupa. Due ragazzetti, uno a quell'altro che fa, dice, oh, ma è vero che sei andato a abitare vicino allo stadio? Chi te l'ha detto? Due vecchiette, uno a quell'altro, dice, lo sai che de AIDS se more? Dice, perché de IMPS? Questa ride, eh? Tente, ridi piano che c'è quel dente che si muove un po' dopo. Mannaggia, si sono dati il cambio? Oh, state bene? State freschi? Eh?
Allora, avete visto Italia's Got Talent? Sì. L'avete visto? Sì. Facciamo quel pezzo, e va? Sì. Sì. Allora, dovete sapere che questa trasmissione mi ha dato un po' di popolarità. Grazie a Dio, dopo 30 anni di serate, io vengo veramente dal piano bar. Ho fatto 20 anni di piano bar in tutte le situazioni più assurde di sto mondo. Poi mi sono accorto un giorno che la gente, invece di battere le mani e di cantare, invece le fa rideva. Allora ho detto, c'è qualcosa che non quadra. Ho detto, provo a far comico, magari qualcuno mi dà qualche soldo pure. Ci sono riuscito. Vabbè, comunque, non ve lo voglio raccontare tutta il mio percorso, ma 2 anni fa mi è stata data questa possibilità di fare questa trasmissione. Sono andato lì e voi potete immaginare, durante il Covid, ci hanno dato un appuntamento soltanto per fare il tampone alle 6 di mattina. Io di solito vado a dormire alle 3, 3 e mezza la notte, quindi sono arrivato là che non mi ricordavo manco come mi chiamavo, perché mi sono alzato alle 5, alle 6 a Cinecittà. Sono arrivato là alle 6 di mattina e l'esibizione mia è stata alle 7 di sera, quindi io sono stato 13 ore là. Tra l'altro mi hanno dato 2 paninetti di quelli all'olio e uno mi hanno pure fregato. Quindi non c'avevo più niente, ne avevo manco mangiato, quindi non vedevo l'ora di andarmene a casa, non la facevo più. Te puoi immaginare, vai sul parco e vai a fare sta cosa, ho detto. E avevo perso, pure se c'avevo un po' di adrenalina, un po' di emozione, avevo persa tutta, perché ho detto, mo faccio sta cosa e me la avuto i coglioni, non la faccio più. E quindi questa cosa fa parte già del mio personaggio, quindi è stata ancora più caricata, e c'avevo proprio una tranquillità, proprio ho detto vabbè, mo faccio. E invece sta cosa però è andata bene e avete visto insomma quello che è uscito fuori. E faceva così sta cosa, dicevo grazie. Comunque chi vuole può andare a vedere, basta mettere il mio nome e vede il monologo. L'altro giorno mi squilla il telefono all'alba, dico ma mo chi è a quest'ora, ma non lo sanno che io all'ora di pranzo dormo. Dico pronto Claudio Sciara, dico sì so io, senti lo so che te potrà sembrare uno scherzo ma ce devi credere, sono Enrico Brignano. Sì ci credo, e te ci credi che io sono Sandra Milo e mi sono appena alzata dal letto. Vabbè Brignano, che me devi dire? Dice guarda, io ho qui a fianco a me il mio agente, mi ha detto che t'ha visto in una serata, mi ha detto che sei un ragazzo simpatico, uno semplice, uno alla mano, il classico ragazzo dalla porta a fianco, uno che si incontra la mattina al mercato. Dico senti, se ti riferisci al chilo di cicoria dell'altro giorno è inutile che mi sta a coglionare. No, non te sto a coglionare, sono proprio Enrico Brignano. Vabbè Brignano, che me devi dire? Dice guarda, io devo girare una fiction con la produzione della Rai e sto a cercare proprio un attore che mi fa la parte di un gommista e ho pensato proprio a uno come te. Ma uno come me come? C'è uno come te che ha la panza, pelato, bruttarello. Oh, bruttarello. E vabbè, che dobbiamo fare? Se dobbiamo incontrare? Dice sì, guarda, se vediamo domani mattina in zona Prati al Bar Vanni, lo conosci? Dico io lo conosco, ma io sto a Ciampino. Prima che arriva il Bar Vanni a Prati, dico, mi ci vogliono una settimana e poi mi ci vogliono 6 euro. Te c'hai i soldi, un po' venite a Ciampino un attimo al bar sotto casa. Cioè, senti, un po' sto a perdere tempo con te io, eh. Se vuoi venire, bene, se no, vabbè, Brignano. Domani mattina vengo io, zona Prati. Ho detto, non si sa mai nella vita. Le occasioni possono. Così parto, la mattina vado là. Entro dentro il Bar Vanni alle 10:15 puntualissimo, come entro dentro, guarda in fondo, c'era Brignano che aspettava a me, signore. Dico sai che siamo spesi bene. Pensavo l'ultima volta per vedere la Sistina 50 euro in terza galleria. Dico no vabbè. Dico ciao Enrico, sono Claudio. Dice chi? Claudio Sciara. Dico sì. Ci ammazza, oh, proprio puntuale come i professionisti. Adesso ti faccio il contratto, quello che faccio a tutti gli attori. Dico, senti Brignà, prima di parlare del contratto ti devo dire una cosa. Cioè io sto periodo sto a lavorare ai Castelli Romani dentro una pizzeria. Faccio piano bar e mi danno 75 euro a sera. Più mi danno la cena. Te qua che me dai?
Dice, come che te do? Io te do 7.000 euro per una settimana di registrazioni. 7.000 euro. Buonio. Dico, ma senti un po', ma me la data la cena? Cioè, certo che te dà la cena, lì c'è sta pure il ristorante, sennò te danno il cestino. Il cestino, come asino? E vabbè, guarda, io l'ultima cosa che te devo dire è che tu girerai queste scene che farà il gommista, l'ultimo sarà Lino Banfi che te porterà la macchina e tu, mi raccomando, Lino Banfi, insomma, c'ha una certa età, quindi sta attento a come te muovi, sai? Dico, sai, cioè tu mi stai a dire che io devo fare un film con te, Lino Banfi, capirai, e chi io, dice a mia madre, quella memoria. Già l'altra settimana mi è svenuta che mi hanno telefonato da un Zecchino d'Oro che mi hanno preso e il provino l'ho fatto 30 anni fa. Dico, senti a Brignà, dico, scusami tanto, dico, però io ci devo riflettere un attimo, perché per me è una cosa troppo forte questa, cioè ci devo pensare un attimo, ci devo riflettere, ci devi riflettere. Ma quando ti capita più una cosa così, ma quando ti capita più te devi svegliare, svegliate, sveglia e so tu madre. Ah, mamma, che mi ha svegliato? E certo che ti ha svegliato, telefonato Enrico. Enrico chi? Brignano. Ma allora è Brignano, Enrico il fruttarolo qua sotto. E te se te sveglia andai a pagare la cicoria, ti fa la faccia così. Grazie! Allora, vi ringrazio, è stato un piacere stare a Tor Sapienza. E io, come ho detto all'inizio, sono un grosso frequentatore della zona. Vabbè, che te ride, sta scherzando. Allora, intanto faccio qualche ringraziamento, me lo so segnato perché i ringraziamenti sarebbero tanti, però qualche ringraziamento lo devo fare. E intanto devo fare un applauso se vi è piaciuto. Allora, intanto all'inizio devo ringraziare il mio contatto che è Valentino Farelli, che ci siamo fatti già qualche cosa, alcune cose serate insieme. Poi Giovanni Fornaciari, che sta qua, che adesso sale sul palco con me, l'associazione TS Idee. E come tutti i grandi artisti, io sono piccolo piccolo, però si ringraziano tutte le persone che lavorano per mettere su tutto l'impianto, i tecnici, con a capo Giulio che sta lì che non vedo perché ci sono le luci, e non ci dobbiamo mai scordare di loro, perché se noi stiamo sul palco è sempre grazie a loro e da chi organizza, se no. Grazie di cuore, è stato un piacere. Adesso continuerà la band a suonare, io mi metterò lì da parte, chi vuole, ho portato un libro.